benvenuti alla 36ª puntata in stagione di Sport Up. Si è giocato ieri la penultima giornata del campionato d'eccellenza Girone B, che ha visto all'attivo ben 29 gol fatti, 4 vittorie interne, 2 vittorie esterne e 4 pareggi. Il Rimini è uscito vittorioso per 2-0 tra le mura amiche contro il Sant'Agostino. Stasera però è una puntata dove si parlerà soprattutto del futuro della squadra e della società biancorossa. Lo faremo con diversi opinionisti, con alcuni amici anche di altre città vicine, lo sottolineiamo subito, ma prima di iniziare vi ricordo il numero per interagire con noi, valido sia per WhatsApp che per il sistema messaggistico, ovvero i 333 60 94 299. Salutiamo anche Matteo Zampini che ci cura la nostra pagina ufficiale di Facebook durante la settimana e durante appunto le nostre dirette, che è Sport Up Rimini. Allora, io passerei subito intanto a salutare la nostra Irene Benedetti, che anche lei per un impegno lavorativo questa sera non può essere qui tra noi. Oggi è il 1° maggio, però noi siamo qui a lavorare, ma presentiamo gli ospiti di questa serata. Iniziamo dalla mia sinistra, dove ritroviamo sempre con piacere l'opinionista biancorosso Emanuele Pironi. Buonasera, buonasera a tutti. Lo riabbracciamo dopo un mese impegnato sui campi a seguire il Milan, forse anche la Serie B, la Serie C, ma soprattutto il suo Rimini, Cristiano Cervara. Buonasera a tutti, questo accostamento tra Milan, Serie B e Serie C non mi è piaciuto. E dopo capirai perché. Adesso andiamo a salutare, lo ritroviamo anche nella seconda parte, a distanza di un mese, anche lui, giornalista opinionista, Mirko Mariotti. Buonasera a tutti. E infine c'è chi camminava sulle acque, noi abbiamo chi invece in questo studio cammina sui terreni di calcio, ovvero il nostro Renzo Baldissetti. Buonasera. Ciao, Renzo. A tutti, buonasera. Sei carico, Renzo? Carichissimo, carichissimo, carico. Andiamo a vedere quello che è successo nel dettaglio attraverso le nostre grafiche curate dagli amici di Romagna Sport, attraverso il contributo di Stefano Papini e Renzo Sartini. Questi risultati: Real San Lazzaro Castrocaro 1-3, San Pirana Corticella 0-0, Cervia Faenza 0-0, Classe Faro 5-2, Bellari Giamarina Marignanese 3-0, ottava vittoria consecutiva per l'Adriatici, complimenti davvero, Fiariccione Massa Lombarda 1-1, Savignanese Old Meldola 8-0, Gran Amica Progresso 1-1, Rimini Sant'Agostino, come detto, 2-0, Argentana Sasso Marconi 0-1. Andiamo a vedere la classifica. Qui il Rimini viaggia a suon di record, quasi a 100 punti, non è 100 ma è 95 ad oggi. Sasso Marconi 74, Classe 70, Savignanese 63, Fiariccione Castrocaro 62, Gran Amica 55, Sant'Agostino, Faenza, Argentana e Marignanese a quota 49 punti, Massa Lombarda 46, Real San Lazzaro 46, Progresso 45, Bellari Giamarina 41, San Pierana 39, Cervia 38, Corticella 35, Faro 34, Fornaio di Coda, Lord Meldola a quota 23 punti. Ebbene, come vi avevo detto poc'anzi, stasera serata caldissima per quanto riguarda i temi societari del Rimini. Parleremo anche della partita di ieri, analizzeremo con un'intervista davvero bella raccolta dalla nostra Giorgia Bertozzi a fine gara al tecnico Alessandro Mastronicola, ma il soggetto è proprio lui. Iniziamo dal primo servizio di questa serata, non sono certezze, sono solamente considerazioni, ma qualcosa è successo. Andiamo a goderci il primo servizio relativo proprio ad Alessandro Mastronicola. Il giorno dopo la matematica certezza del salto di categoria dall'eccellenza alla Serie D, il patron biancorosso Giorgio Grassi parlava così alla stampa. Binaria importantissima, con un potenziale che ho già detto altre volte, poi magari ce lo dimentichiamo, per essere stabilmente in Serie B. Il potenziale economico della popolazione, della creatività, anche del reddito di Rimini, la colloco oggi al 5° posto in Serie B. Le cose bisogna ripeterle, no? Dovremmo esserci noi qui al posto del Cittadella, del Novara, e della Provercelli, insomma, di tante realtà della Serie B che ci sarebbero, ci sono dietro in ogni caso, dal punto di vista dell'imprenditoria, dal punto di vista anche degli stadi per certi aspetti, nonostante che il nostro non sia in condizioni straordinarie. Lo scenario era di quelli travolgenti, da Marcordia e da possibili Rewind stile Bellavista al progetto Provercelli, Frosinone, Cittadella e Dentella. Se Rimini dovrà essere tale, occorre comunque mettere come osa ricordare il nostro opinionista Renzo Baldisserri una mano al cuore e una soprattutto al portafoglio. A Sant'Arcangelo, nelle ultime partite, è stato avvistato più di una volta la vecchia volpe Leo Acquari, ma lui sarebbe un ritorno alle origini, arriverebbe solo con la certezza di una grossa corazzata da trascinare nel calcio che conta. Allora spazio
accantonato l'idea a Luca Righetti, alla new entity del Romagna Centro, Simone Muccioli. Un'occhiata al portafoglio in questo caso viene data sicuramente. Soluzione meno dispendiosa, innovazione tattica e tecnologica, vedendo quanto di buono ha fatto quest'anno in un campionato di Serie D con formazioni del calibro di Fermana, Campobasso, Matelica, Bisepesaro, solo per citarne alcune. L'allenatore ha delle esperienze passate in quelle di Merdola, Massa Lombarda, San Pierana, Borghi e Cattolica. È vero che riuscì a portare proprio il Massa Lombarda alle spalle della Fonsiene l'ultimo campionato di eccellenza romagnola, ma una sola parentesi in Serie D può davvero giustificare l'esonero di Mastro Nicola per un allenatore che non ha certamente un'esperienza notevole in tale categoria. Altro fattore da considerare, il Romagna Centro naviga già da alcune stagioni in Serie D. La società aveva quindi di conseguenza messo Muccioli nelle condizioni di allenare in maniera serena, ma considerando anche la società Rimini, nuova di zecca e nuova per la Serie D, sarà in grado in questo caso di dare le stesse garanzie? I dubbi ci sono, ma ovviamente stiamo parlando di ipotesi e non di certezze. Ma se davvero lo scenario divenisse questo, qualche domanda è lecito formularsela. Allora, partiamo dalla città di Bologna, ovvero Mirko Mariotti. Un campionato d'eccellenza che tu hai conosciuto davvero da per tantissimi anni. Ritrovarti in una realtà come il Rimini, a quota 95 punti, dove davvero il patron pensa di sostituire Mastro Nicola. Tu come la prenderesti questa notizia? Malissimo, nel senso che un allenatore, pare che la storia vige di tanti allenatori vincenti che poi sono stati cambiati, addirittura anche in corso d'opera. Sicuramente sono valutazioni che sta facendo la società. Io credo che Mastro Nicola comunque abbia vinto un campionato, abbia fatto un buon lavoro. Certo che insomma il materiale che aveva a disposizione era più che ottimo e quindi sicuramente stanno cercando delle valutazioni per più che altro rinforzare il settore tecnico in Serie D, perché la Serie D non è l'eccellenza, attenzione. Bravo. È una quarta serie, non è un campionato che si può vincere facilmente, è un campionato che bisogna programmare ed è un campionato che prima di vincerlo, secondo me, non bisogna fare i passi più lunghi della gamba come fece la vecchia gestione che spese tutto in un anno e poi dopo sappiamo come è andata a finire. Renzo, concentrati solamente sul nome che ho fatto in questo servizio. Tralasciando Leo Accori, che rimane sempre una suggestione, ma concentrati più sul nome di Muccioli. Tu hai conosciuto come Mirko per tanti anni l'eccellenza romagnola, l'hai sempre detto, un campionato che era bello, poi quando hanno messo grosse realtà come Ravenna e Rimini ha perso il proprio equilibrio e la propria bellezza. Ti sorprende, dato che tu sei un attento osservatore, segui molto il campionato di Serie D, che la scelta possa ricadere sul tecnico del Romagna Centro? Io a Muccioli l'ho sempre considerato in eccellenza e in promozioni il Mourinho della categoria. Però onestamente il Rimini è una piazza importante e la scelta di Muccioli mi lascia un po' perplesso. Muccioli, con tutto il rispetto, è sempre un allenatore di seconda e terza fascia, non di prima fascia. Quando una società come il Rimini Calcio, che ha fatto la B e la C, i 2000 tifosi pretendono, la scelta di Muccioli mi lascia alquanto perplesso. Vuol dire che probabilmente Grassi non mette nelle mani né al cuore né al portafoglio. Probabilmente Muccioli ci tiene a venire a Rimini. E Mastro Nicola sono con lui, anche se nel gioco non mi piace. Perché Mastro Nicola è un giocatore che ha giocato, probabilmente non vuol fare una brutta figura. Se rimane a Rimini vorrà una squadra competitiva, ma la competitiva la vorrà anche i tifosi, non solo Mastro Nicola. E Muccioli probabilmente per andare a Rimini pagherà lui, sono convinto, scusatemi la battuta, però è una piazza importante. Però quando un allenatore, una società, se riesce a prendere un allenatore di seconda o terza fascia come uno Muccioli, probabilmente chiaro che il programma di Rimini non è vincente. Ok, fermati qui, poi voglio sentire sia Emanuele che Cristiano, perché entriamo proprio nella realtà del Rimini a 360 gradi, sia come tifosi che come giornalisti che hanno seguito da sempre la realtà del Rimini, perché questo speciale dedicato a Mastro Nicola è diviso esattamente in tre servizi. Adesso andiamo a vedere il secondo, che riguarda proprio alcuni particolari retroscena. Il servizio.
considerazioni che facciamo in questo servizio per la panchina biancorossa non sono certamente certezze. Le motivazioni sono all'ordine del giorno, ma Mastro Nicola ha fatto una richiesta economica alla società, al momento messa in ghiaccio. I colloqui con Muccioli ci sarebbero stati mercoledì 26 aprile. L'allenatore attualmente a Romagna Centro avrebbe riportato le eventuali richieste avute e pervenute sembrerebbe da San Marino, Forlì e Ravenna, nel caso di abbandono di Mauro Antonioli, altro nome valutato dal team biancorosso, ma che in caso di promozione rimarrebbe sulla sponda giallorossa. A Muccioli sarebbero state richieste le cifre e un giovane da sostituire in avanti che prenderebbe il posto di Bonaventura, che quindi avrebbe avanzato un'importante cifra per le casse romagnole. A Ricchiuti sarebbe stato chiesto di fare da vice, nel caso di Mastro Nicola non ci sarebbero problemi, nel caso di Muccioli occorrerebbe capire se la figura non risulti essere ingombrante per la sua prima volta su una panchina senza dubbi importante e prestigiosa. A Tilio Baldi invece risulta il nome fermo, sempre lì ad aspettare un cenno di intesa da Tamai o da Grassi. L'allenatore in procinto di arrivare sulla panchina biancorossa già a dicembre è un'ipotesi reale. D'altronde Baldi vanta diverse esperienze in D e Lega Pro ed è un personaggio che rientra nello stile preferenziale del patron Giorgio Grassi. Sul mercato, che tipo di Rimini sarà? Mastro Nicola ha chiesto un giocatore di esperienza in ogni ruolo. La lista concordata con Tamai prevedeva numerosi innesti giovani utili alla causa da inserire in ogni zona del campo. Chi la spunterà? La saggezza di Baldi, il carisma di Mastro Nicola o la voglia di emergere di Muccioli? L'importante è che anche nella prossima stagione Baldisselli non sia costretto ancora una volta a dire. È quello che ho detto io in questa emittente televisiva, che il campionato di eccellenza è finito alla fine di gennaio. Con un Rimini così forte, diciamo, con un organico così forte, perché il gioco a me Rimini non mi ha mai piaciuto. Organico sì, ma il gioco no. Cari ha vinto il campionato perché aveva una grande squadra, ma il gioco non c'era. Poi alla fine della stagione Cari è andato a casa. Chi ha vinto? Ha vinto Renzo Baldisselli. Ecco qui, non volevamo ritrovarci nuovamente, adesso l'abbiamo chiuso con una battuta, però analizziamo un attimo per far capire, adesso vi voglio far intervenire a tutti e quattro, so che tu stai ridendo stasera con quella giacchettina, mi sembri un prete, Ronzo Canato, l'ho già detto. Sono elegante. Sì, sei elegante, mi sto commuovendo Renzo. Allora, rimani fermo perché adesso voglio far parlare anche Emanuele e Cristiano, allora analizziamo prima sul lato giornalistico e poi sul lato da tifoso e poi arrivo anche da te e da Mirko. Rewind, allora nel servizio si fa notare e si dice primo contatto con Mauro Antonioli, è stato registrato venerdì, non si sapeva ancora per l'appunto se Antonioli avrebbe vinto o meno il campionato con Ravenna, ne approfittiamo per fargli i complimenti perché ieri ha vinto il campionato e ha ottenuto l'accesso alla nuova Lega Pro e quindi complimenti a lui e al Ravenna. È stato contattato Antonioli, Attilio Baldi e poi come avete sentito 26 aprile, mercoledì, giorno dopo la liberazione, il tecnico Simone Muccioli. Allora, Cristiano, iniziamo da te. 95 punti di Mastro Nicola. Ieri c'è stata uno striscione, tra poco arriveremo ad analizzare anche la partita di ieri, la super intervista della nostra Giorgia Bertozzi, perché ci sono delle dichiarazioni davvero belle che vale la pena sentire. Un allenatore così come si può mettere in discussione? No, infatti non è possibile metterlo in discussione, cioè, sia dal punto di vista tecnico, tattico, credo che Mastro abbia sempre condotto la squadra in maniera oculata, abbia sempre messo in campo una formazione equilibrata, abbia sempre gestito i cambi nella maniera giusta. Guarda, adesso sono battute, però alla fine quante volte abbiamo sentito urlare dalle tribune anche ad allenatori ben più forse carismatici del passato più prestigioso di Mastro Nicola, il famoso cambia, no? Esatto. Quest'anno io non l'ho mai sentito, non che questo sia così la certificazione del valore di un allenatore, per carità, però è opinione comune che veramente la gestione della squadra sia in campo che soprattutto fuori dal campo, lo ha dimostrato l'unione che, di intenti che hanno avuto i giocatori a Natale proprio con il mister, quando ormai sembrava esonerato dopo il KO nelle nebbie di Sant'Agostino, e lì fu proprio la squadra a salvarlo. E questo dimostra che lui ha lavorato bene in campo e fuori, cioè 95 punti mi sembra che non si possano discutere, anche se è vero che Rimini aveva una squadra più forte delle altre, è vero il livello è questo, ma l'eccellenza, insomma, penso che non si possa pretendere chissà quale calcio, e Rimini secondo me ha fatto un calcio a tratti anche bello, soprattutto molto redditizio, ha non vinto, stravinto il campionato. Obiettivamente non penso che si possa chiedere di più a un allenatore, se poi questo allenatore è anche un pezzo di storia del Rimini, perché ci ha giocato e quindi sente questi colori tatuati sulla pelle, ci tiene da matti, è un grande lavoratore,
Io non so a cos'altro si possa chiedere, evidentemente c'è dell'altro che noi non possiamo sapere. Emanuele, tu da tifoso, ovviamente la parte della tifoseria, e poi tra poco ti faccio vedere un servizio che ti riguarda da vicino, così potrai approfondire il discorso. Come l'hai presa questa notizia? Perché i nomi che faccio io nel servizio, e l'ha ribadito anche Renzo, va bene? Se decidi... No, ma sai cos'è? Io ho l'impressione che noi stiamo correndo... Un po' troppo. Tutti, ma un po' in generale, nel senso che il campionato finisce domenica prossima. Esatto. La stagione finisce il 13, sì, con la Supercoppa. Quindi la costruzione di quella che sarà la nuova squadra, di quello che sarà il futuro, comincia, se va bene, dal 15, diciamo, o comunque dai giorni successivi all'ultima partita. Ora, è chiaro che in assenza di problemi, cioè se c'era stata una stagione lineare di un certo tipo, quello che ci si aspettava tutti quanti era, ok, blocco confermato e allenatore confermato, quindi non preoccupatevi, si parte da lì. Se analizziamo un attimino la stagione, e premetto che io sono per la conferma di Mastro Nicola, cioè io avrei piacere che Mastro Nicola rimanesse, anche per la persona che è, oltre che per quello che ha fatto in campo. Però io mi ricordo quando noi abbiamo fatto la prima diretta in assoluto dal, sì, campo di San Lazzaro, non arrivò Mastro Cambia, arrivò ben di peggio. E arrivò in un momento in cui io avevo il microfono vicino a una certa persona che gli urlò una brutta parola, che era arrivata al microfono, io speravo di non averla fatta arrivare, ma questo non perché non possa capitare a un allenatore di ricevere un rumore o qualcosa dalla tribuna, questo per dire che Mastro Nicola a ottobre era abbastanza discusso, quando a dicembre è stato messo sul banco degli imputati ed è stato salvato dalla squadra, un 70-80% dei tifosi, anche l'85-90% avrebbe voluto vederlo esonerato, diciamo la verità. In quel momento lì Mastro Nicola era difeso da pochissimi e ricordo che io ero uno dei pochi che lo difendeva. Io diedi la colpa dopo Sant'Agostino al blocco degli anziani, non diedi la colpa al mister. Ma in quel momento tutti quanti puntavano il dito sul mister e sulle sue scelte tecnico-tattiche. Quindi in quel momento lì, e parliamo di 4 mesi fa, non di 60 mesi fa, lo volevano tutti a casa. Adesso tutto ad un tratto si è ribaltata la frittata, tutti lo vogliono, tutti lo vogliono, tutti lo vogliono. Io lo volevo in quel momento là e lo voglio anche adesso, però quello che è successo in quel momento là è giusto che la società con calma, con i piedi ben piantati in terra, se lo ripassa mentalmente e decide se le situazioni che andremo ad affrontare l'anno prossimo in una categoria superiore e con una squadra che non sarà una Ferrari rispetto alle altre, è giusto che loro pensino se il mister è giusto oppure no. Non sono in ritardo, perché se guardiamo la stagione non è finita. Cioè, io posso capire se noi fossimo ai primi di giugno, allora uno dice non hai ancora l'allenatore, ma cosa stai facendo? Ok, ma oggi è il 1° maggio, il campionato finisce il 7, c'è un'altra partita il 13, quindi si può parlare del futuro dal 15 in avanti. Fermo restando che io sono per la conferma di Mastro Nicola, però attenzione, io e pochi altri eravamo dalla parte di Mastro Nicola anche a Natale, anche in questo studio. C'era gente che adesso dice sono con lui, però a Natale gli voleva fare un mazzo tanto. Quindi andiamo anche alla coerenza dei commenti. Mastro Nicola sì, però è giusto che la società ripensi anche a cosa è successo a dicembre e dica se mi ricapita di nuovo l'anno prossimo, avrò un blocco di giocatori che può garantire per lui? Ed è giusto che è un pensiero che facciano loro, non lo dobbiamo far noi. Mi trovi d'accordo, ecco. Però nel momento in cui la società non è brava, e secondo me te lo ripeto pubblicamente perché l'ho sempre sostenuto in questa trasmissione, non è brava a tenersi le cose per sé, o quantomeno quando c'è questa decisione, comunque c'è un ufficio stampa e dovrebbe provvedere un ufficio stampa a comunicarlo agli altri, c'è qualcuno che all'interno mette la divisa dei Rimini e poi quando si tratta di andare fuori nel bar, posti pubblici o altro, parla a bambera. Ma questo è un altro problema, però, con Mastro Nicola non c'entra niente. Però le voci di Mastro, Mastro Nicola qualcuno della società l'ha fatta uscire, abbi certo, pazienza. Io sono convinto che non solo non saranno uscite solo da dentro la società, magari Muccioli stesso lascia andare, parla con qualcuno, no? Sono d'accordo, non è che Muccioli è a Milano, Muccioli è qui vicino, ma adesso a parte quello, la cosa interessante, capito, della questione è che secondo me abbiamo messo subito la marcia alta in una situazione in cui ancora si poteva andare tranquillamente a marcia bassa, perché la stagione non è finita. Io sono d'accordo con te, la stagione non è finita, però ripeto, c'è un problema di base e l'abbiamo discusso adesso. Volevo sentire anche con Mirko. Mirko, Muccioli è l'uomo ideale e soprattutto ti è piaciuta come è uscita questa cosa? Ma Muccioli, bisogna dire che ha sempre lavorato bene con i giovani, quest'anno a Romagna Centro ha fatto
un super campionato perché aveva una squadra con età media bassissima, per cui si è salvato ampiamente in anticipo e tanto di cappello. Se uno volesse fare un progetto per costruire Muccioli sicuramente potrebbe essere l'allenatore ideale. Ok, questo è importante. Però, ecco, ricordiamoci, adesso c'è bisogno di un progetto, non di salire in Lega Pro subito, c'è bisogno di un progetto. Quindi di stabilizzarsi prima in Serie D, conoscere la categoria. Ci vuole delle fondamenta, perché sennò senza fondamenta questo però è il discorso che è il discorso che è difficile far passare, no? È il discorso che tutti contestano. Il famoso campionato di transizione, che poi è diventato di consolidamento, non si può dire che si deve fare, perché poi la gente si arrabbia. Allora come facciamo? Io chiedo, secondo voi quest'anno la Fermana è la partita per vincere il campionato? Non è la partita per vincere il campionato, però quindi, valorizzato dei giocatori utili alla causa. Quindi voglio dire, è inutile parlare adesso, dire vinciamo, non vinciamo, arriviamo quinti, decimi, primi, se c'è. Bisogna fare le cose fatte bene, con oculatezza. Poi sul campo, e solo sul campo, i risultati ti possono dar ragione. Se si infilano tante diciamo varianti positive, le cose poi possono andare come sono andate per la Fermana quest'anno. Rimini del distruggiamola era nato, no? Sì, come una squadra che doveva spaccare il campionato. Tu dici alla fine, è vero, l'ha spaccato. Però ricordiamoci, quella squadra cambiò allenatore 3 giorni prima dell'inizio del campionato, mandando Carte 48 tutto il ritiro. Cari si trovò 3 giorni prima su una panchina senza sapere neanche dove Cristiano, fosse. Però Cristiano, non so se hai capito il discorso e l'analisi di questa sera con questi speciali servizi. Tu ti ricorderai meglio di me. Hanno mandato via Cari che vinse il campionato e anche in quel caso lì Renzo per tutto l'anno la tirò lunga dicendo che non gli piaceva come giocava il Rimini. Fatto un miracolo, arrivò Pane e sappiamo tutti come si è trovato Pane a lavorare con la vecchia società e con i nuovi giocatori e qualcuno dei vecchi che era rimasto. Ve lo ricordate, no? Quindi attenzione a cambiare allenatore, per quello che vi dico. C'è una bandiera. Vabbè, ma lì l'allenatore era la meno, dai. Va bene. I problemi di quel Rimini non erano l'allenatore. Sì, però io ti sto parlando del lato tecnico, non ti alterare subito, ti sto parlando del lato tecnico. Rimaniamo sul lato tecnico, non parliamo di soldi, perché la gestione di De Messi, sono stato uno dei primi che l'ha detto anche pubblicamente in trasmissione, prendendomi anche gli insulti dai tifosi come Renzo, che dicevamo la verità, nessuno ci stava a sentire, ti ricorderai l'anno scorso, no? Anche a settembre quando iniziò il campionato tutti dicevano ma perché lo criticate, bel presidente, giovane, poi sai come è andata a finire, non ne ritorniamo più, lasciamolo in pace quel Cristiano. Allora, fermiamoci un attimo Renzo, ti voglio sentire, infatti voglio arrivare proprio da te. Il problema che voglio cercare di analizzare con voi parte già dalla scorsa settimana, quando viene messo un sondaggio sul sito del Rimini Calcio. Andiamo ad analizzare meglio come l'ha preso il tifoso durante la settimana, che ha avuto modo di ascoltare qualcuno, come l'ha preso qualcuno dalla carta stampata scrivendolo sul proprio giornale, come l'hanno preso i comuni mortali. Andiamo a vedere un attimo questo servizio, il terzo della serata, prego. In principio fu il Fatta Calcio, poi divenne Magic Cup, infine Gazzetta Capo, Corriere Capo, più semplicemente un gioco tra amici che si concludeva con la pizza finale offerta al vincitore o con una semplice vittoria morale del vincitore del gioco ma senza nessun premio. Che una società di calcio voglia fare un sondaggio ne ha tutti diritto, quello che lascia sconcertati è il modo e il tempo. Campionato ancora da concludere, Supercoppa da giocare e voci orecchie da mercante, spettegolezzi fatti in fretta e furia per tutta la città e via le voci del possibile allontanamento di Mastro Nicola, uno che ci tiene quantomeno a ribadire. Tu hai voglia di restare? Me la sono conquistata sul campo questa Serie D, i ragazzi se la sono sudata tanto, quindi... Chiaro che l'obiettivo è quello di proseguire. I tifosi su difesa manifestano l'hashtag io sto con Mastro Nicola, rispetto per il mister, altri invece continuano a giocare fantasticando la squadra della Serie D. In avanti magari Cristiano Ronaldo a svariare a destra e a sinistra, affiancato da Tore André Flo o perdon Bonaventura. Questa società ha tutto il diritto di sbagliare, di conoscere il campionato di Serie D, ma deve comprendere anche le critiche costruttive che avvengono dietro la scrivania. Fare un sondaggio sulle scelte dei giocatori in vista della prossima stagione mette solo in cattiva luce l'operato dei diretti interessati, dei tesserati, che hanno comunque una dignità e si vedono un contratto legato al volere o al potere decisionale dei tifosi. Ok, va bene, il Rimini è di tutti. Ok, va bene, un alto calcio è possibile, ma per piacere facciamolo fare a chi è davvero competente in materia. A Rimini negli ultimi anni ne abbiamo viste di cotte e di crude. La speranza che quel palloncino non venga bucato sul nascere, altrimenti diventa davvero difficile fare calcio in questa maniera. Allora Renzo, scusami, prima ti ho interrotto, so che volevi dire qualcosa e poi voglio andare su Emanuele Cristiano, prego. Ma io vorrei dire una cosa semplice. Quello che ti senti la dire, mia... Però. Preoccupazione, io l'ho detto già un mese fa, che la società è inesperta e lo dimostra in queste situazioni. Mucci deve mangiare della casa di Grassi, le cose si sanno, il giorno dopo si sanno tutti. Cosa dimostra? Vuol dire che non c'è la società.
Non siamo in prima categoria o in promozione, siamo in quarta serie. Ecco, questo è il mio, la cosa che mi preoccupa è questo. A Rimini la società non è che non c'è, è inesperta, la cosa è diversa. Certo, ecco, la cosa è diversa. In questa maniera qui la puoi mettere e la puoi dire tranquillamente. Onestamente la cosa è, a me mi dispiace molto, però onestamente io non sono d'accordo con, con l'amico Mirko che Mucili è l'uomo giusto al posto giusto. No, attenzione, lui ha chiarito, per costruire sapendo che comunque c'è un progetto di 2 anni in Serie D che può essere portato anche a 3. Probabilmente sono d'accordo, però questo il suo discorso lo ammiro in pieno, però probabilmente con un tecnico più esperto, più preparato. Ecco, onestamente Mucili, sì, è bravo. Stanno ha lavorato molto molto bene la sua prima esperienza in questo campionato, nel Romagna Centro. Molti giovani, però onestamente non siamo a Martorano, siamo a Rimini. La città è diversa. E Rimini gli allenatori li ha avuti. Probabilmente perché forse Mucciuli non vuole a fianco un Ricchiuti? Perché sa che probabilmente le taglierà la strada, per l'esperienza, per tanti altri motivi. Ecco, però onestamente Rimini, secondo me, se avrà il futuro dei giovani, si vuole un allenatore di grande esperienza, allora puoi lavorare anche con i giovani. Ma quindi ti faccio una domanda, rispondimi qui, avresti messo Antonioli? Ma io probabilmente ci sono anche giocatori importanti, allenatori importanti come Cornacchini, ex Rimini, sì. Ex Fano, che probabilmente sarà il nuovo allenatore del San Marino, che sappiamo che di meglio ieri sera ha dato le dimissioni. Sì, Giovanni Cornacchini, sì. Per chi non lo sapesse, ha giocato anche nel Milan nel primo anno di Capello. Probabilmente. Anche Mucciuli. Una presenza. Anche Mucciuli è corteggiato dal San Marino. Anche Mucciuli è stato corteggiato. Sì, lui ha dichiarato a San Marino, Forlì, lui l'ha dichiarato le squadre dove è stato corteggiato. Probabilmente, ecco, tutto questo mi fa anche pensare che veramente queste società hanno finito anche gli euro. Questa famosa mia, gli euro. Io sono sempre detto, che gli euro fanno la differenza. Però onestamente, questa strategia di prendere Mucciuli, secondo me, questa parola è brutta, perché io onestamente ammiro Mucciuli per quella che ha fatto. L'ho sempre dedicato a che in eccellenza, promozione, io lo chiamavo il Mourinho della situazione, delle categorie. Però aspetta, specifichiamo quello che stai dicendo, perché la parentesi che ha aperto prima Emanuele è giustissima. È sbagliato, come sostieni tu, come lo sostengo io, il momento, perché la stagione è ancora in corso, si deve giocare ancora l'ultima di campionato e la Supercoppa. Ma tante, gli addetti ai lavori partono sempre prima. Sì, ho capito. Ma io onestamente sono d'accordo con l'amico Pieroni in parte, però gli addetti ai lavori devono lavorare sotto. Non diceva questo Emanuele, adesso lo specifico io. Mirko, rispondimi solamente a questa domanda e poi ritorno da te, Renzo. Ti piace giocare a fantacalcio? Giochicchio. Saresti uscito con un sondaggio così sul sito ufficiale dicendo, chiedendo ai tifosi chi volete per la prossima stagione, chi non volete, eccetera, eccetera. Rispondetemi, Iniziamo da te. Sinceramente, guarda, se lo vuoi fare giusto per far buttare qualche amo ai tifosi, per vedere i desideri dei tifosi, ci può stare per un discorso mediatico, però io credo che la società non debba guardare quello, debba pensare di costruire una squadra con le proprie finanze, con le proprie forze. Ti cambio la domanda leggermente, ma se tu rappresenti una società, se tu fossi anche il presidente della società, l'avresti fatto, sì o no? Probabilmente no. Ok, è già risposto. Cristiano, tu da tifoso e da giornalista che conosci meglio di me e di chiunque altro la realtà dei Rimini. Guarda, nel momento in cui una persona, in questo caso Grassi, perché penso che l'idea sia sua, altrimenti non penso sarebbe uscita, decide una cosa del genere che nel calcio non si è mai vista, se non come dicevano a Madrid Florentino Perez quando chiedeva ai tifosi qual è la stella che vorreste che comprassimo quest'anno, ma qui siamo su un pianeta completamente diverso. Cioè, in Italia una cosa del genere si è mai vista. Quindi se si decide di uscire con una cosa del genere, penso sia consapevoli anche di essere soggetti al pubblico ludibrio, no? Risolini, spernacchiamenti, critiche e compagnia bella. Per cui se si fa una cosa del genere, per me non è un gioco. Per me lui vuole sapere esattamente cosa ne pensa i tifosi, la tifoseria, di quello che è la squadra, di chi potrebbe arrivare, eccetera, eccetera. Allora lui vuole fare. Quindi io non dico niente adesso. Io, per dire, io il sondaggio oggi l'ho fatto, io la mail l'ho mandata. I discorsi, i conti poi si tirano alla fine, nel momento in cui la gente manifesta una certa, come posso dire, esigenza di giocatori e la società in qualche modo ci va incontro, non è un'elezione che si, io voto questo, Matteo Brighi, se non viene Matteo Brighi allora non capisci niente, no.
Se viene un giocatore di quello spessore lì, allora vuol dire che qualcosa è servito. Se poi la società se ne sbatte completamente e fa quello che gli pare, allora poi scattano giustamente le critiche. Emanuele, io voglio sentire anche la tua opinione, ti spiego il perché. Tu sei anche molto attivo sui social, Matteo ha riportato il tuo articolo scritto dagli amici che salutiamo di Chiamami Città, c'è stato anche un diretto interessato, senza fare i nomi che non va bene, che ha risposto direttamente su Facebook a quell'articolo. Quando tu hai scritto, è chiaro che Rimini non può diventare il nuovo reality campione, il sondaggio mi è sembrato una cosa un po' fuori luogo. Come la vedi a distanza di una settimana, dato che comunque so che hai avuto anche un incontro con i tifosi, se puoi dire anche la tua tranquillamente, insomma. Sì, sì, la vedo esattamente come una settimana. Fa. Okay. Non l'avrei fatto in quei termini, è impostato in una maniera troppo seria, troppo seriosa. Cioè tu non puoi dire ai tifosi quali sono i 9 che volete confermare, quali sono i 3 che volete comprare, quali sono i 12 ragazzi che volete, mettete nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail. È una cosa, sembra quasi un contratto. Una cosa del genere l'avrei accettata forse a consuntivo. Cioè io ho fatto questa squadra qui, tu dimmi con un sondaggio se mi approvi la squadra. Poi a fine campionato vediamo se avevi ragione tu a contestarmela, avevo ragione io a farla. Però prima di fare le scelte, un sondaggio come questo per me è una patata bollente. Potrebbero uscire fuori dei grossi problemi, perché quando Buonaventura, diciamo Buonaventura, siamo matti, grazie. Quando Buonaventura avrà 6.000 voti, non lo so, dico delle cifre a caso, magari lo fanno in 50 come in 50.000, non lo so. Però quando Buonaventura avrà dalla sua 50.000 voti, da dire... Lui deve essere il nuovo centravanti confermato, è chiaro che, visto che stiamo facendo sempre i salti mortali per parlare di quanto poco o molto o poco molto ci sia da spendere, questo quando ha in mano anche un sondaggio che dice tutti vogliono Buonaventura, secondo me è Buonaventura, ma lui, come per dire un altro, un giocatore premiato dal sondaggio, magari chiederà un soldino in più, piuttosto che un soldino in meno. Bravo. Perché ci siamo andati a creare questa bega nel momento in cui stiamo cercando di economizzare praticamente su tutto? E non a caso nel sondaggio non è stato messo l'allenatore. Bravo. Quindi questo è un ulteriore, cosa. Perché? Perché sapendo che il sentore comune collettivo era di confermare l'allenatore, uno potrebbe anche pensare non metto quella voce lì, perché dopo se io ho intenzione di cambiarlo ho delle beghe subito. Allora io potrei anche andare a pensare, visto che c'è il pensiero di cambiarlo, poi dopo però viene un guaio con quei 9 confermati che magari l'allenatore nuovo non te li vuole. Certo. Cioè, andiamo dietro a dei pensieri che secondo me, è il discorso che facevo prima, ci siamo infilati in autostrada ai 300 all'ora verso dei problemi che al 1° di maggio non ci dovrebbero essere. Però vedi, anche da casa io faccio fatica a dirti che stiamo seguendo una strada sbagliata, perché anche da casa mi dicono abbiamo seguito perfettamente i vostri servizi e vi diciamo qualcosa in più, che Luca Righetti potrebbe divenire anche lui il nuovo allenatore del Rimini. È stato specificato, no, Luca Righetti, allora. Infatti è stato specificato nel nostro servizio che è stato sì contattato, ma sì, come eventuale responsabile del settore giovanile. Non si sa se affiancarlo a Walter Berlini oppure se prenderà proprio le sue redini, questo non ve lo so dire. No, sarà il coordinatore dei 4 settori giovanili benissimo. In orbita. Benissimo, allora sappiamo qualcosa in più anche da te, ti ringrazio anche per questo. Prego Renzo. Io vorrei dire una cosa, io quello che ho detto prima, poc'anzi, che mi metto pure la società, questo sondaggio è ridicolo, siamo nel 2017, quanto un presidente si permette a fare dei sondaggi, se vogliamo riconfermare Mastro Nicola, che non lo dice, vogliamo riconfermare Brighi, vogliamo riconfermare Buonaventura, vogliamo riconfermare Scotti, ma stiamo scherzando? Questo secondo me è una società di calcio, ma qui manca la fiducia. Io penso che quest'anno i 2.000 tifosi gli abbonamenti li fanno a metà agosto, prima vorranno vedere la squadra. L'anno scorso hanno dato una mano alla società, quest'anno farà il contrario. Questo sondaggio mi preoccupa, perché non c'è la società. Se c'è la società non si fanno i sondaggi, si fanno i fatti. Sì, sono d'accordo con te, sì, hai fatto un'ottima analisi. Questo mi preoccupa, il futuro del Rimini, perché una società non fa i sondaggi, fa i fatti. E questo mi preoccupa, e quest'anno i 2.000 tifosi aspetteranno alla fine potrebbe di agosto. Potrebbe fare il sondaggio e i fatti. Sì, potrebbe succedere anche questo. I conti si fanno alla fine. Però onestamente la cosa è preoccupante. Siamo nel 2017. Questo penso che nel mondo del calcio è la prima volta che lo sentiamo a dire. Esatto. Se avesse fatto un sondaggio, sul migliore della stagione, allora quello ci sta. Quello ma anche a consuntivo, magari. Esatto. Un sondaggio a agosto, fine agosto. E quello può aiutare la società in quel senso. Poi ritornando, scusate, ai allenatori dei Rimini, secondo me sono 4 papabili. Vai. Perlomeno sono Attilio Baldi. Attilio Baldi.
Antonioli. Antonioli ha già detto di no perché è salito con Ravina. Anche Righetti che no, però probabilmente anche Mastro Nicola, Francini. Quando già sappiamo che saranno i allenatori del Rimini Calcio, lo dimostra che la società, secondo me, non è credibile. Ma è questo che sto dicendo da mezz'ora. Appunto, che mi preoccupa me. Allora, calmati un attimo, aspetta. Sensibilizziamo un attimo i termini utilizzati da te, perché sennò domani incombiamo in qualche casino, passatemi il termine. Allora, iniziamo a dire... Che problema c'è? Allora, no, sta a sentire a me, che ti aiuto io, perché voglio stare tranquillo con la società, non voglio che mi chiamino il giorno dopo, che mi dicono, però tieni buono Renzo, perché non va bene. Allora, ridicolo no, non dirlo ridicolo in televisione, perché non va bene, perché comunque gli altri ci ascoltano, è giusto elogiarli e criticarli in maniera costruttiva, però evitiamo questo termine qui. Diciamo che non è un sondaggio idoneo. Stop. E su Muccioli, hai fatto una battuta che per carità è un amico, lo conosco anch'io, l'ho intervistato lo scorso anno parecchie volte, però non diciamo mai che paga per allenare. Hai fatto una battuta, però diciamolo, è una battuta, quindi chiediamo scusa anche a Simone, perché altrimenti domani ci arrivano le chiamate, non va bene, capito? Cerchiamo un attimo di andare incontro anche a coloro che ci... Ma io sono due battute così. Ok, sì, sì, lo so, però... Faccio per è dire. Meglio, è meglio... Lo so, però Renzo, siccome che non abbiamo amici, abbiamo tanti nemici fuori, fidati del conduttore e del responsabile, ok? Per favore, seguimi, perché non sono nato ieri. Allora... Intanto andiamo avanti, andiamo a vedere il servizio relativo a ieri, prima della pubblicità, tra Rimini e Sant'Agostino. Servizio. Dopo il pareggio con il Sasso Marconi, torna a sorridere il Rimini, riscattando la sconfitta dell'andata con Sant'Agostino, quando la folta nebbia non permise neppure a Mignani di vedere il tiro decisivo per i tre punti. Il Rimini, come col Faenza, voleva ribadire la legge della R, quella della rivalsa. L'inizio è di marca ospite, con un tiro di Berto bloccato senza problemi da Mignani. Lo stesso Berto sferrava la marcatura dopo 20 minuti di noia mortale, questa volta la conclusione insidiosa rispetto alla precedente, ma senza fortuna. L'iniziativa ospite continua con una girata di Lodi che non crea particolari patemi a Mignani. Il Rimini si nota attorno alla mezz'ora, quando una conclusione di Guiebre trova sulla traiettoria Andrea Brighi, che spegne l'occasione sul Nassere. Guiebre ha il tempo di riscattarsi, chiamando alla deviazione l'attento Moretti. Dalla curva nel frattempo si alza lo striscione, in campo ed allenatore la Est ti rende onore, rispetto per Mastro Nicola. Al 43esimo, sul bel lancio dei Ricchiuti dalla tre quarti sinistra, Fabri, appostato sul secondo palo, non arriva ad un soffio a tappin vincente. Squadra è dunque a riposo sullo 0-0. Nella ripresa parte forte il Rimini, azione manovrata, tiro di Fabri che sfiora il palo alla destra di Moretti. Cicarevic, poco dopo, sembra spezzare l'incantesimo del pareggio, centrando in pieno però il palo. Sulla ribattuta interviene Fabri, ma Moretti è strepitoso nella deviazione in corner. Dopo l'uscita dei Ricchiuti, Lodi dall'altra parte prova ad impensire Mignani, con l'occasione che si spegne sul fondo. Poco dopo il Rimini sblocca il match. Cicarevic serve Buonaventura, che in girata batte Moretti e fa esplodere i presenti allo stadio Romeo Neri. Il bis non tarda ad arrivare, Buonaventura, e chi se no, ancora lui, con un pallonetto delizioso, scavalca Moretti, centrando così il 2-0. Il Sant'Agostino nel finale chiude in avanti con la punizione dal limite di Giuliola, che chiama Mignani alla parata più difficile di giornata, con un tuffo per rifugiarsi in corner. In vista del primo maggio è stata sicuramente una giornata di riposo per i lavoratori biancorossi chiamati calciatori. Nella ripresa si è tornati a giocare e i due gol di Buonaventura stanno lì a dimostrare che uno sforzo per trattenerlo la prossima stagione in Romagna occorrerà farlo. Per Mastro Nicola invece, quantomeno nel segno del rispetto, se ne va in silenzio, e se così sarà, quale miglior addio dell'ennesima vittoria in stagione? Per quel che vale, un grazie da parte nostra e d'obbligo. Allora, ricordiamo l'appuntamento importante ai nostri telespettatori: da domani in edicola potete trovare, anzi già da alcuni giorni in edicola potete trovare gli albumacchi, quello emiliano, quello romagnolo e quello marchigiano, al costo di €15 in edicola. Poi, se non riuscite a trovarli in edicola, potete contattare le mail della redazione sul sito romagnasport.com. Ringraziamo anche i nostri amici, in particolar modo anche Mirko, che stasera presenza qui nei nostri studi televisivi. Bene, dopo aver visto il servizio della partita questa sera, onestamente, passatemi l'espressione,
importa poco, l'importante era riscattare la vittoria della la sconfitta dell'andata. C'è riuscita il Rimini con qualche difficoltà, perché nel primo tempo si è giocato più nel si è visto più, diciamo, il Sant'Agostino per quanto riguarda almeno i tiri in porta che il Rimini. Ha ripreso ovviamente il Rimini, poi ha meritato nettamente di vincere il match. Io direi di fermarci qui per un minuto e mezzo, due minuti, andiamo a dire la pubblicità, poi andiamo a sentire l'intervista realizzata dalla nostra Giorgia Bertozzi. Ci sono delle importanti dichiarazioni da parte del mister Mastro Nicola. Pubblicità. Bene, rientriamo in studio. Mirko, abbiamo una novità, no? Sì, perché poi abbiamo dimenticato il nome di un altro allenatore, che, dato che possiamo dire che uno dei papabili della prossima stagione, infatti è anche abbastanza arrabbiato per le dichiarazioni, insomma, che ha lanciato, è Renzo Baldisserri, che è uno dei papabili, infatti ci tiene, anche perché si vede anche dal calore che ci mette, infatti probabilmente, è venuto freddo e si è messo anche la giacca. probabilmente non da allenatore, ma preferirei più da direttore sportivo. Sarà contento Tamara. Va bene, io dicevo Ronzo Canà, io ero già pronto, Ronzo Canà, il nuovo allenatore del Rimini, Renzo Baldisserri, invece niente. 6-6-6. A parte la battuta, ci sta, con una squadra che quest'anno aveva Rimini, probabilmente e Rimini quest'anno lo poteva allenare anche uno di noi 4 o 5. Va bene, questa è la mia battuta. Va bene, però volete confermare il mastro Nicola? No, lui l'ha sempre detto. Però ha aperto la trasmissione dicendo che lo vuole confermare. No, confermare nel senso, ho detto, io lo voglio riconfermare perché è furbo, vuole la squadra forte e fa bene. Ecco, è diverso la cosa, ecco. No, tutti quanti vogliamo vincere, quello è normale. Va bene, allora te lo faccio proprio ascoltare, perché stasera è diventato il tuo mito. So che probabilmente non riuscirai ad addormentarti senza ascoltarlo. È stata bravissima la nostra Giorgia Bertozzi, che salutiamo. Ma lei è sempre brava, veramente. Giorgia l'ha fatto parlare un po', si vede anche Mastro Nicola abbastanza emozionato. Allora io ho preso proprio degli spunti di questa intervista, ve li faccio godere in questo momento. Ma attenzione, proprio dopo Mastro Nicola ci sarà anche una battuta del bomber Alex Buonaventura in vista della prossima stagione. L'intervista. Non giriamoci intorno, insomma è stata una settimana un po' particolare e oggi l'affetto dei tifosi si è visto tutto in quello striscione, penso ti abbia fatto tanto piacere. Ho fatto ancora i brividi a pensare a quello che i tifosi hanno scritto. Io per questa città, per questa maglia ho dato tutto e mi sento, come ti posso dire, grato a questa città per quello che mi ha fatto dare. E l'ho fatto perché è giusto che fosse così. E oggi leggere quelle parole mi ha commosso, mi ha dato l'ennesima carica a continuare questo lavoro. E ci sono stati sviluppi rispetto a quello, insomma, ci siamo lasciati, no, nella vigilia, così, con la società ti sei sentito ancora? Ho un incontro mercoledì in giornata con il presidente Grassi e vediamo quello che succederà. Tu hai voglia di restare? Me la sono conquistata sul campo questa serie di i ragazzi se la sono sudata tanto, quindi è chiaro che l'obiettivo è quello di proseguire il lavoro, però non dipende solo ed esclusivamente da me. Vabbè, noi proseguiamo con gli hashtag, io sto con Mastro, striscioni, eccetera, eccetera, quindi mal che vada diventi il re della rete. Intanto, fondamentalmente, intanto abito qui, quindi io ci sarò sempre per il Rimini Calcio, per tutti i tifosi, ormai la mia base è questa. Poi, il calcio è questo, quindi fondamentalmente va bene così. Certo. E adesso si inizia un po' a parlare di futuro, come funziona? Avete già fatto un sondaggio con la società, vi siete parlati? No, loro stanno ancora, devono vedere alcune cose, dovranno valutare lo staff prima di tutto e poi penso che parleranno con i giocatori. Pensiamo a finire bene questo campionato, poi ci sarà tempo per mettersi a sedere. Da parte mia c'è la massima disponibilità, quindi vediamo. Allora, iniziamo da Mirko, la lettura di gioco di questa intervista. Io ho visto un sospirone di amarezza quando ha dichiarato che non dipende da me. E adesso parte gli scherzi che magari sa già di Baldisserri, no. No, effettivamente, ho notato un'amarezza quasi se sapesse già il suo destino. Spero che non sia così,
Però non so se anche, anche voi siete d'accordo, però ho notato un sorriso anche un po' amaro a un certo punto. Cristiano, tu lo conosci meglio di tutti. Sono le parole di, si vede, di una persona prima di un allenatore che ci tiene. Emanuele, ma guarda, io giovedì sera avevamo l'assemblea di amici del Rimini, abbiamo mangiato la pizzeria Girasole, i nostri amici che ci che salutiamo, sempre, salutiamo. Che salutiamo. E proprio mentre eravamo lì a mangiare, c'era anche Mastro, ha cominciato a girare sui cellulari e è uscita questa cosa di Muzzoli, proprio in quel momento. E niente, ho visto il volto di Mastro, insomma, è cambiata un pochino la serata, probabilmente per lui. Mi dispiace, come dicevo prima, io sono per la riconferma di Mastro Nicola, ero con lui anche a dicembre, a maggior ragione lo sono adesso. Sì, quel sospiro, insomma, alla fine fa pensare quantomeno che lui abbia dei grossi dubbi sulla volontà della società di riconfermarlo. Però l'incontro, come lui ha detto, c'è mercoledì. Quindi c'è ancora tutto da costruire. Tutto in gioco. Va bene, rientriamo in studio. Io vi chiedo solamente una cosa, voglio farvi parlare qualche minuto in più. Allora, siccome che mancano due servizi, uno è di presentazione del prossimo avversario in progresso, l'ultima di campionato a cura di Riccardo Giannini, inizierei a sentire le altre interviste raccolte da Giorgia Bertozzi ai protagonisti biancorossi e anche di parte del Sant'Agostino e poi appunto andiamo a vedere quello di Riccardo Giannini. Andiamo con ordine, il primo servizio. Allora, per il Sant'Agostino, oggi qui ospite a Romeo Neri di Rimini, sentiamo Luca Gilli. E dunque, è stata una partita, insomma, non si può dire di inizio campionato, no? Si è visto un po' ritmi un po' bassini, però sia per il Rimini sia per voi forse il campionato a questo punto si può dire quasi concluso. Sì, forse anche per il clima, anche la gente intorno, non siamo abituati a giocare davanti a così tante persone. Forse all'inizio ci ha fermato un po' questo, però penso che a livello di squadra ci ha anche portati abbastanza bene e fino alla fine li abbiamo tenuti lì. E poi vabbè, sono viste le loro giocate e i due gol sono stati ovviamente di grande spessore. Alex Bonaventura, doppietta oggi col Sant'Agostino, quota 27, ci avviciniamo a quella quota 30, ne manca una, ci vuole che ti porti a casa il pallone col progresso domenica. Sì, speriamo, dai. Peccato aver saltato la partita di domenica, soprattutto per aiutare la squadra, però sono contento per quello che stiamo facendo, per come stiamo lavorando e finiamo bene questo. Tra l'altro, insomma, non è neanche facile fare buone prestazioni quando hai già messo nel cassetto la vittoria del campionato. Invece oggi, al di là dei ritmi, diciamo, bassini per tutti, però insomma è stata anche una partita godibile. Sì, è difficilissimo, soprattutto quando hai vinto da più di un mese, diciamo, quindi è bravo il mister a crearci sempre stimoli nuovi per farci allenare con la stessa intensità e poi la domenica cerchiamo di dare il massimo perché comunque siamo in casa, dobbiamo chiudere bene e poi la gente se lo merita, quindi sia per loro che per noi. La parata più difficile oggi forse al 90esimo è arrivata, vero? Sì, forse anche l'unica perché i miei compagni sono stati bravi, hanno praticamente neutralizzato tutti i pericoli, quindi l'unica parata alla fine è stata quella al 90esimo. Sono contento perché siamo riusciti a mantenere la porta inviolata. Al contrario dell'andata, c'era un pochino insomma di rivalsa, no? Da fare. C'era questa voglia, diciamo, di rifarsi, ma senza dover pensare troppo, perché a volte quando uno poi pensa che deve per forza far bene perché all'andata ha fatto quello che ha fatto, poi magari si rischia poi di giocare con la tensione e di sbagliare. Invece mica un anno dietro a Scotti, quindi poco spazio forse per giocare, però forse anche tanto spazio per imparare. Sì, sicuramente non è che io per migliorare avevo solo la partita quest'anno, che poi comunque ne ho fatte, questa era la mia 13ª partita anche per via dell'infortunio di Ciccio, e poi comunque ogni giorno in allenamento è come se fosse una partita insieme a lui, miglioro tantissimo vedendolo e allenandomi con lui, quindi un privilegio per me. All'andata fu la ripartenza per il Rimini, Mastro Nicola 2.0, l'avevamo nominata così, soprannominata così quella partita, in virtù appunto del Rimini che ripartiva con i nuovi acquisti, Bacchiocchi, Valori, Guiebre, proprio dalla trasferta con il Progresso Vita per una rete a 0 gol di Fabbri. Allora, l'ultimo avversario di questa stagione, il Progresso, ce lo presenta nel servizio Riccardo Giannini. Partito con ambizioni di alta classifica, il Progresso si è dovuto accontentare di lottare ai margini della zona play-out. La società bolognese, fondata nel 1919, ha un'importante tradizione a livello giovanile e anche quest'anno si è presentata al via dei vari campionati con oltre 120 ragazzi tesserati.
Il Progresso ha uno stretto rapporto di collaborazione con il Bologna e dal suo vivaio sono usciti anche giocatori importanti come l'ex Lazio Stefano Chiodi e l'ex Milan Franco Cresci. In più, a Castelmaggiore viene organizzato da 35 anni uno dei principali tornei giovanili dell'Emilia-Romagna, il Tassi. A livello di prima squadra invece il Progresso non riesce a decollare, poche partecipazioni in Serie D, tanta eccellenza e promozione. A inizio stagione un pari con il Bellaria e due sconfitte con Argentana e Cervia. A seguire la squadra sembrava avesse ingranato, vittoria con la Sampierana, exploit sul campo della Fiariccione e terza vittoria consecutiva con il Classe. Nel girone di ritorno invece la squadra bolognese ha iniziato decisamente a soffrire, 6 sconfitte con in mezzo la pur prestigiosa vittoria con la FIA. Da qui la decisione di cambiare in panchina con l'arrivo di Lorenzo Mezzetti, ex allenatore di Fiorano e Casalecchio. Il tecnico rossoblu ha dovuto aspettare 6 partite per festeggiare la vittoria ottenuta contro il Sant'Agostino. Stagione da dimenticare nel complesso nonostante la crescita esponenziale di Alberto Malo, la mezzala che si mise in luce con una doppietta ai tempi del Mezzolara, quando i bolognesi, 12 ottobre 2014, sconfissero il Rimini per 3-1. Tra i giovani sono messi in evidenza il centrocampista Massimiliano Rossi, 19 anni, e l'attaccante Francesco Barranca, classe 98. Era atteso qualche fuoco d'artificio in più da due big della categoria, l'attaccante Giovanni Tani, ex marignanese, savignanese, e il centrocampista Michael Noschese, ex Ravenna. Il Progresso dovrà dunque cercare un acuto finale, magari l'impresa, e spugnare il Romeo Neri. Allora Stefano, direi di andare a vedere il prossimo turno completo con la grafica degli amici di Romagna Sport, così leggiamo per l'appunto cosa prevede: Cervia, Corticella, Campocaldo per la salvezza, classe Faenza, Fiariccione, Faro, altra partita importante per il Faro, Castrocaro, Granamica, Sampierana, Marignanese, importantissima per la Sampierana, Real San Lazzaro, Massa Lombarda, Argentana, Old Meldola, Rimini, Progresso, Savignanese, Sant'Agostino, Bellari, Giamarina, Sasso Marconi. Se il Bellari vincesse per una serie di combinazioni potrebbe davvero ottenere un'incredibile salvezza. Facciamo in bocca al lupo al team adriatico. Rientriamo in studio, una parentesi legata al campionato di baseball, un momento particolare difficile per i Pirati qui a Rimini, anche da parte tua un messaggio per invogliare i cittadini ad andare allo stadio. Beh, diciamo che per invogliare i tifosi riminesi ad andare allo stadio non posso tirare in ballo le condizioni meteorologiche. Freddo, credo che, insomma, io non ricordo veramente, sono 30 anni che vado allo stadio a vedere il baseball, e devo dire che un freddo così nel mese di aprile non l'ho veramente mai patito. E quando è così freddo non è baseball, francamente. Il baseball è uno sport estivo prettamente, e giocare in queste condizioni è veramente difficile e ci si sottopone anche purtroppo a probabili infortuni muscolari. Il problema è, per quanto riguarda Rimini, che cose non sono cominciate bene come si pensava, perché tutto sommato la squadra costruita in inverno dal presidente Zangheri era, io penso, sia ancora una squadra in grado di arrivare fino in fondo. Purtroppo al momento alcuni giocatori che in passato avevano sempre fatto a strisce Rimini da avversari, come per esempio Carlos Infante con la Fortitudo Bologna e Carlos Duran con la Tia San Marino, al momento sono più due casacche in campo, ma dentro ancora non ci sono quei giocatori che ben conosciamo. Roster un po' corto, qualche infortunio di troppo, diciamo che è cominciata piuttosto male. 0-4 alle prime 4 partite di campionato non era mai successo negli ultimi 30 anni, prima non ve lo so dire perché i miei punti arrivano appunto, partono dal 1987, poi ci sono state le due vittorie con Padova in questo weekend, ma sono state due vittorie buone per il risultato, ma non si può dire che i Pirati siano convalescenti, sono ancora abbastanza malati con febbre altina. Insomma, speriamo che dalla prossimo weekend, che scatterà la stagione regolare, questi primi 6 turni sono stati quasi un precampionato, ma sono comunque con risultati validi. Si comincia con il girone a 8 squadre, il girone italiana. Rimini giocherà venerdì ancora in casa contro San Marino e poi sabato sera a Serravalle. Si comincia a fare sul serio, veramente si è già cominciato 3 settimane fa a fare sul serio, le cose non sono andate molto bene per ora, ma bisogna avere fiducia perché, ripeto, gli scudetti poi si vincono quando farà caldo. Adesso è aprile, fa freddo e ancora non è baseball.
Grazie, grazie Cristiano per questo intervento. Ovviamente ci allacciamo al suo messaggio, cercate di riempire lo stadio per poter far sì che i Pirati siano davvero acclamati da voi tifosi. Altra indiscrezione, c'è stato detto, confermato, nascerà probabilmente un canale tematico, si chiamerà Rimini Channel. Aspettiamo anche la conferma da parte della società biancorossa. Noi stasera vi stiamo dando delle indiscrezioni, attenzione, quello che vi stiamo dicendo non sono certezze assolute, quindi se qualcuno si sente colpito noi ce ne scusiamo. Comunque, se qualora dovesse nascere Rimini Channel, so che il presidente Giorgio Grassi è molto attento a queste situazioni che succedono soprattutto nell'ambiente, nella città di Rimini. Ci sono, lo facciamo solamente questa sera, diciamo colpendo il pallone nella maniera giusta, siamo solidari a quello che è successo qualche mese fa con la situazione della Voce, tanti giornalisti che sono rimasti a casa, io nella fattispecie saluto gli amici che mi hanno accompagnato anche nell'avventura giornalistica, Stefano, Pierfrancesco, Lamberto, Nicola, me ne scuso se ne salto o dimentico qualcuno, spero che Giorgio, qualora volesse fare un canale tematico inerente al Rimini, per l'appunto Rimini Channel, chiamasse qualcuno di loro per offrirgli ovviamente una proposta lavorativa, considerando il momento e considerando quello che è successo. Ovviamente un abbraccio, massima solidarietà. Siamo addirittura d'arrivo, qualcuno ha risposto alle vostre diciamo costruzioni di calciomercato. C'è Max che ci scrive: in Serie D bomber da 20 gol ci vorrebbe, una difesa con un portiere under, un centrale esperto e un under sugli esterni. Ciao da Max, siete d'accordo? 4 giocatori, uno per ogni reparto. Assolutamente sì. Io ti posso dire quelli che ho votato io sul sondaggio? Vitiello, Matteo Brighi e Pera. Io Cristiano Ronaldo e le ho messe a seconda. No, allora va bene, io non ho proprio votato. Siamo addirittura d'arrivo, mi date conferma, devo chiudere? Un minuto e mezzo, va bene. Allora, Mirko, ricordiamo, appuntamento con la Bumacco, Supercoppa il 13 maggio, ho detto bene? Tutto a posto. Tutto perfetto. A posto. Diretta Tele Rimini, non siamo ovviamente l'unica televisione, ci sono anche altre televisioni, ci hanno sottolineato un'altra di Rimini, un'altra di Piacenza, quindi prenderemo l'evento in diretta su Tele Rimini, sabato 13 maggio per la Supercoppa, la finalissima. Grazie a Renzo Baldisservi. Grazie a tutti e arrivederci lunedì. E andiamo a mangiare adesso. Grazie a Mirko Mariotti. Buonasera a tutti. Una promessa che ritorni, sì o no? Sì. Ti sei trovato bene? Assolutamente. Perfetto, grazie a Cristiano Cerbara. Ciao, buon mercato a tutti. Grazie Emanuele Pironi. Buonanotte a tutti. Una buona serata a Daniele Emanuele, noi ci rivediamo lunedì prossimo, sempre a partire su VGA dalle ore 20:45. Grazie.